Allora, io direi che si può iniziare questo secondo incontro online di questo progetto congiunto tra la Società Filosofica Italiana e la Società Italiana di Storia della Scienza. Io sono Elena Canadelli, sono la presidente della Società Italiana di Storia della Scienza e oggi modero, insomma, questo gli interventi dei colleghi che hanno accettato di parlare di Copernico tra scienza e filosofia e, come avete visto già anche dall'altra volta, vogliamo mettere in dialogo un po' le prospettive, no? Anche sullo stesso soggetto guardato poi con occhi diversi. E le due società, storicamente la SPI, ma anche la SIS, credono molto nella didattica, diciamo, per le scuole, sia per gli studenti, ma anche per la formazione dei docenti, e quindi per noi questo è un progetto molto importante. Abbiamo oggi Dario Tessicini dell'Università di Genova, che rappresenta, diciamo, la SIS, quindi la Società Italiana di Storia della Scienza, che ci parla di cosmologia e filosofia, sempre ovviamente nell'ambito di Copernico, e poi abbiamo anche Rosella Faraone dell'Università di Messina, che rappresenta l'anima più filosofica, diciamo, della Società Filosofica Italiana oggi, con una riflessione sulla rivoluzione copernicana, il posto dell'uomo e l'infinità dei mondi, quindi un altro aspetto molto importante, diciamo, di questo autore, di temi legati a questo autore, a questo scienziato, a questo filosofo così importante. E Francesca Gambetti mi ha detto che, appunto, mi ha spiegato, sono contributi di mezz'ora ciascuno, quindi inizierà Dario con i suoi 30 minuti e 30 minuti di domande da parte vostra, insomma, che vi ringraziamo che siate anche così numerosi, quindi tenetevi pronti e poi daremo la parola a Rosella per i suoi 30 minuti e poi per il dibattito, le domande, questioni, commenti per ulteriori 30 minuti. Quindi io direi, ecco, solo questo è importante, le domande nella chat, quindi io adesso monitoro da quando poi iniziano i colleghi, quindi scrivetevi per favore nella chat dei messaggi, così io poi posso, insomma, possiamo leggerli insieme e possono rispondere. Quindi darei la parola subito a Dario Tessicini, per i suoi 30 minuti. Grazie Elena, grazie a tutti, è bello vedere così tanti colleghi collegati online in questa nostra vita così, diciamo, online, oramai siamo abituati. E io devo condividere lo schermo, vedo se riesco a far partire la presentazione, vediamo un po'. Prova a vedere. Sì. Ecco, dovreste vedere Vediamo. Sì, le vediamo. slides, giusto? Ok, vediamo un po' se anche io dal mio. Sì, ok. E adesso. Ok, sì, diciamo, il mio intervento è un po' a metà tra storia della scienza e storia della filosofia. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo di cui ci occupiamo. Io intendo anche un po' problematizzare questa questione. Perché il rapporto cosmologia-filosofia durante il periodo della rivoluzione scientifica è un rapporto, come si sa, tra concetti i cui connotati semantici sono profondamente diversi da quelli odierni. Quindi quello che farò io in primo luogo, nella prima parte di questo intervento, è uno studio in termini di semantica storica o di storia della terminologia filosofica per cercare di capire il rapporto tra questi due termini. Passerò poi, questo evidentemente ha delle implicazioni anche per quanto riguarda lo studio di Copernico. Poi vedremo anche alcune cose su Copernico a metà tra cosmologia e filosofia, e poi se c'è tempo, probabilmente non ci sarà, ho portato anche, diciamo, un'estensione di questo tema nel periodo post-copernicano. In ogni caso, per cominciare, vediamo subito la questione terminologica.
Scusate se riesco a far partire, ecco, le slides. È una nozione comune, ed è quasi scontato dirlo, che cosmologia e filosofia siano inseparabili, o almeno profondamente intrecciate dall'antichità e fino al periodo della prima età moderna. Con questo si vuole dire che lo studio dei principi e delle leggi che spiegano e regolano le sostanze, i moti e la vita di tutto ciò che si trova nel cosmo erano considerate parte della speculazione filosofica. Pensiamo alle opere, al corpus aristotelico, pensiamo a opere come Il Decelo, ma anche alla metafisica, dove si trovano considerazioni molto importanti sul sistema cosmologico. La domanda che ci si pone è in che modo la cosmologia si costituisce come scienza o sapere distinto dalla filosofia, anche se distinzione non vuol dire automaticamente separazione o autonomia. Ora, per dare sostanza concreta alla questione, vorrei partire da un episodio che ha come protagonista Keplero, che si trova alle prese con alcune difficoltà concettuali derivanti dall'assenza di chiarezza terminologica. Qui, in questo brano, che viene dalla seconda edizione del Mysterium Cosmographicum, la prima opera di Keplero, Keplero, diciamo qui, ripubblica la sua opera giovanile a 25 anni di distanza e aggiunge una serie di note che sono la testimonianza del lavoro che lui ha compiuto poi nelle opere successive, l'Astronomia Nova, l'Harmonices Mundis e così via. Quindi è come dire una sua riflessione personale sulla propria carriera. Ma qui in particolare sta commentando, diciamo, il titolo stesso dell'opera, si lamenta di una cosa, cioè si lamenta del fatto che all'epoca della prima pubblicazione, cioè nel 1596, il Mysterium fosse finito sullo scaffale dei libri di geografia. Scrive: circolano in Germania le cosmografie di Münster e di altri, nelle quali l'inizio tratta dell'universo in generale, delle regioni celesti, cioè c'era un'introduzione generale, cosmografica, diremmo noi, ma questi argomenti sono risolti in poche pagine. La maggior parte del libro invece comprende descrizioni di regioni e di città, e così la parola cosmografia è comunemente usata al posto del termine geografia. E questa parola, per quanto tratta da mondo, cioè cosmo, ha indotto le librerie e coloro che compilano i cataloghi di libri a includere, scusate, c'è un errore, a includere il mio libretto tra quelli di geografia. Tuttavia, io ho usato la parola mysterium per dire segreto e come tale ho messo in vendita la mia scoperta, in quanto mai prima avevo letto qualcosa di simile in un libro di filosofia. Cioè, quello di cui si lamenta Keplero è del fatto che il titolo cosmografia che lui aveva dato alla sua opera è stato inteso come geografia e non come un'opera cosmologica, filosofica. Questo, diciamo, agli occhi contemporanei può sembrare quasi una stranezza, perché di fatto tra 5 e 600, per cosmografia a volte spesso si intende quello che noi chiamiamo geografia. Se vediamo come la intende lo stesso Copernico De Revolutionibus, per cosmografia si intende geografia. La ragione di questo è che la geografia di Tolomeo era stata pubblicata alla fine del 400 con il titolo di Cosmografia. Poi questo titolo è stato corretto nuovamente in Geografia, però intanto la cosmografia in molti casi voleva dire la geografia. Keplero sembra dire che invece il suo libro no, doveva far parte dei libri di filosofia, ma qui secondo me la questione è perché Keplero non usa il termine cosmologia?
La risposta che usualmente si dà è che il termine cosmologia non era ancora corrente tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. Diciamo, la nozione più comune, la vulgata, è che il termine cosmologia entra nel dizionario filosofico molto tardi, pur essendo una parola che ha radici greche, è in realtà un neologismo tardo. E qui so, si potrebbe fare anche una parentesi su altri termini fondamentali della nostra modernità filosofica, come psicologia e ontologia, che appunto sono coni greci, però sono stati inventati, diciamo così, solamente molto tardi. Tornando a cosmologia, ciò che di solito si scrive sulla nascita di questa parola è che sia stata coniata, inventata dal filosofo illuminista tedesco Christian Wolff intorno al 1700, intorno alla prima metà del 1700. In realtà la Cosmologia Generalis del 31, ma lui aveva già coniato questa parola nel 28, nel 29, nel Discursus Preliminaris. Appunto, nel 31 Wolff pubblica un'opera, Cosmologia Generalis, nella quale sostiene che questo nome non, cioè questo termine non esisteva prima, e questa idea poi viene accolta dagli estensori della Enciclopédie, in particolare da D'Alembert, che scrive la voce cosmologie nell'enciclopedia, e che appunto riporta e dà grande eco a questa presunzione di priorità da parte di Wolff. Scrive infatti D'Alembert: prima di Christian Wolff questo nome cosmologia era incognito nelle scuole, cioè non aveva alcuna parte distinta dal corso di filosofia. Pare che nessun metafisico abbia pensato a questa parte, e tanti immensi volumi scritti sulla metafisica non dicono niente sulla cosmologia. Anche questo, diciamo, è strano. Quello che scrive Wolff in realtà è che i temi di cosmologia non sono, come dire, non fanno parte di una disciplina scientifica, come vedete appunto nel brano che viene direttamente, che viene dei due brani che vengono dalla cosmologia generale e dalla filosofia rationalis, e che sono la fonte della voce dell'enciclopedia. Ora, questa, diciamo, storia, questa narrazione sull'invenzione del termine è quello che si ritrova spesso nelle storie della cosmologia e nei testi anche sulla storia della filosofia, sulla filosofia della natura. L'importanza di questa narrazione è che in qualche modo crea uno spartiacque, cioè abbiamo da una parte la cosmologia scientifica fondata da Wolff, e dall'altra parte, cioè prima del 1728, prima del 1730, troviamo una specie di preistoria della cosmologia, cioè dove la cosmologia è parte della filosofia naturale, ma ancora non si costituisce come scienza, cioè come disciplina autonoma. Ora, questa narrazione, vedremo, non è esatta, non è proprio così. In realtà il termine cosmologia esiste e si affaccia nella storia proprio nel Cinquecento, proprio negli anni intorno a Copernico. Il
io ho trovato una prima occorrenza nel 1530. Non escludo che ce ne siano altre che ancora non sono riuscito a trovare. E la prima volta che il termine cosmologia compare nella storia è in un'opera filosofica di Enrico Cornelio Agrippa von Nettesheim, un'opera scettica, il De incertitudine et vanitate scientiarum, che analizza tutti i vari saperi e in qualche modo critica la legittimità di ognuno di questi saperi. Nel capitolo sulla Kabbalah dice che dicono i filosofi che la Kabbalah ha una doppia scienza, cioè si divide in due, l'una di Bresit, che è il termine cabalistico per il libro della Genesi, la quale questa scienza si chiama ancora cosmologia, cioè dichiara le forze delle cose create e naturali, sia naturali che celesti. Cioè sostanzialmente, dice Agrippa, la cosmologia corrisponde allo studio della creazione del mondo, così come troviamo nella Genesi, che nella tradizione cristiana è qualche volta chiamato anche cosmopoia, cioè appunto proprio la creazione del mondo. Ora, da dove nasce questo termine? Qui Agrippa sta citando un brano che ritrova nelle opere di Pico, solamente che Pico usa il termine Philosophia Universalis o Cattolica, che Agrippa sostituisce appunto con cosmologia, cioè in qualche modo cosmologia è una traduzione, se vogliamo, infedele ovviamente, del termine filosofia universale o cattolica. E questo è così un brevissimo spezzone interessante, ma che non ha molte conseguenze, finché nel 1570 un medico e astrologo francese, Antoine Missot, che sono sicuro, o abbastanza sicuro, che nessuno di voi ha mai sentito nominare, eppure all'epoca era un autore abbastanza conosciuto e citato, e autore di una sessantina di opere che spaziano la medicina, l'astrologia, la filosofia naturale, la botanica. Nel 1570 Mizzò pubblica un testo che, come vedete, ha come titolo proprio cosmologia, ovvero una storia del cielo e del mondo, dove storia appunto vuol dire descrizione, in quattro opuscoli. La cosa interessante è che è un testo in poesia, un testo in versi, cioè è un poema scientifico che per larga parte riproduce una precedente opera dello stesso Misò, che si chiamava Cosmografia, e che Mesù ripubblica con un altro titolo e con alcune differenze, che è un'opera che tratta della organizzazione fisica del mondo o cosmo, ossia delle sue parti e di come queste parti formino un tutto armonico. Dice appunto Misò che la cosmologia tratta la pulcherrima struttura mundi. Poi nel corso dei decenni troviamo altre opere sia filosofiche che diciamo cosmografiche e astronomiche che utilizzano il termine cosmologia. Una importante cosmologia di Nicolaus Tarell, peraltro in polemica con un autore italiano di nome Alessandro Piccolomini, e poi una traduzione del De Revolutionibus in spagnolo, che ha come una sorta di sottotitolo, una traduzione complicata, un manoscritto, insomma, un testo interessante, ma che ha avuto pochissima circolazione, dove diciamo l'idea astronomica della fabbrica del mondo a un certo punto viene chiamata anche cosmologia.
Questi sono, diciamo, alcuni esempi di come il termine cosmologia avesse una circolazione sicuramente, diciamo, minore e minoritaria rispetto, diciamo, al grande dibattito cosmologico che è in corso proprio in quegli anni. Ma non di meno sono occorrenze che non possiamo non considerare. D'altra parte, questa circolazione del termine è una sorta di onda che cresce piano piano e nel corso del Seicento si diversifica e conquista certi spazi di visibilità finché verso la metà del Seicento non vediamo comparire il termine cosmologia nei lessici filosofici. Questo qui è uno dei diversi esempi che ho ritrovato e che cito perché è un testo che era sicuramente conosciuto da Wolff, perché circolava molto proprio nelle scuole filosofiche che sono citate da Wolff nel brano che abbiamo visto. Prima, qui nel lessico di Micrelius vediamo che la voce cosmologia è divisa in due parti. Da una parte una cosmologia propriamente detta, che è una pars physice, che studia il mondo come compagine o sistema ordinato, e dall'altra una cosmografia, che è essenzialmente una scienza matematica. Ora, tutta questa lunga premessa per dire cosa? Che quello che noi troviamo in Wolff è che è stato preso come punto di partenza, diciamo, della storia della cosmologia come disciplina scientifica. Se lo vediamo da questo punto di vista, io qui, diciamo, ho molto riassunto, diciamo, un discorso che dovrebbe essere più lungo, però se noi lo vediamo da questo punto di vista, la definizione di Wolff è in realtà già la fine di un processo. Cioè Wolff e Rive, se noi leggiamo bene quello che lui scrive nelle prime pagine della Cosmologia Generalis, quello che troviamo nella voce Cosmologia, troviamo molti dei termini che sono già parte del dibattito tardo cinquecentesco e seicentesco proprio sulla struttura del mondo, cioè sui principi e le leggi che regolano il mondo in quanto tale, cioè in quanto unità. Ora, da qui arriviamo a Copernico, perché la discussione che abbiamo appena seguito apre degli interrogativi sulla concezione della cosmologia nel periodo della rivoluzione scientifica. Noi abbiamo visto, sappiamo bene che Copernico più e più volte sottolinea che la sua è un'opera matematica e non filosofica, e tra l'altro il De Revolutionibus tralascia, sorvola su molte questioni di filosofia naturale e di fisica. Tuttavia, gli aspetti cosmologico-filosofici non sono mai troppo lontani dal testo copernicano. Mi riferisco soprattutto al primo libro. In Copernico troviamo infatti molto forte l'idea del cosmo come unità, le cui parti dimostrano legami non casuali, ma armonici. Lui parla proprio di un nesso tra distanze. E tra distanze e tempi dei moti planetari, il cui ordine è poi a fondamento del cosmo eliocentrico, del cosmo eliocentrico. Troviamo lo stesso in Reticus. Non mi soffermo poi su singoli passi perché vedo che il tempo vola. Copernico ovviamente non usa la parola cosmologia e utilizza un linguaggio che è per lo più connesso alla terminologia scolastica, cioè parla di forma mundi, machina mundi, ordinatio, salvo poi in un punto parlare di constitutio. Constitutio è un termine
fondamentale, importante, perché la Constitutio Mundi, di cui parla Copernico, poi, diciamo, tradotta con un neologismo di origine greca dal suo allievo retico nel termine sistema. E questa diade in realtà poi si ritrova anche in Galileo. Galileo, quando scrive al segretario dei Medici Belisario Vinta, durante, diciamo, il periodo di negoziazione del suo passaggio da Padova a Firenze, cosa fa? Scrive una lettera in cui presenta il suo programma scientifico ai medici. In questo programma scientifico c'è un'opera De Systemate Seu Constitutione Universi, cioè un'opera di cosmologia che diventerà poi il dialogo sui massimi sistemi, sui massimi sistemi del mondo. Ancora però non troviamo il termine cosmologia, cioè siamo ancora in una fase in cui ci si affida o alla terminologia scolastica oppure a questo caso sistema, una specie di neologismo greco. Questo, diciamo, processo in absenza della cosmologia cinque-seicentesca costituisce, secondo me, la premessa per comprendere poi l'assetto dei saperi che si occupano della conoscenza del mondo, cioè dell'universo, nel periodo copernicano e post-copernicano. Cioè, questa situazione che abbiamo appena visto riflette poi, diciamo, il sistema del sapere così come lo conosce Copernico, cioè il sapere sostanzialmente delle università scolastiche. Dove da una parte abbiamo i temi che noi riconosciamo come temi cosmologici, che sono parte dell'insegnamento filosofico e che sostanzialmente viaggiano attraverso lo studio dei testi aristotelici, appunto la metafisica, la fisica, il cielo. Cioè abbiamo quella che è la filosofia della natura. E d'altra parte poi abbiamo un'altra disciplina, l'astronomia, che è una matematica mista e che si occupa invece della osservazione e descrizione, o meglio della predizione dei moti celesti. Cioè abbiamo qui quella separazione molto nota tra una conoscenza filosofica delle cause dei moti celesti e invece lo studio, diciamo, fenomenico, cioè la descrizione dei fenomeni, soprattutto a fine predittivo, cioè quella di conoscere dove si troveranno gli astri, i pianeti e le stelle ad una certa data e che ha, come noto, grande utilizzo pratico per l'astrologia, per la navigazione, per l'agricoltura, per il calendario e così via. Cioè, quello che abbiamo, e qui diciamo ci troviamo più o meno alla fine del 400, è che l'astronomia e la filosofia naturale, cioè quella che potremmo chiamare cosmologia, procedono su due direzioni diverse. Da una parte, l'astronomia adotta un sistema di modelli geometrici predittivi, quelli della tradizione tolemaica, che però, per essere accurati, sembrano contraddire i principi che regolano il comportamento degli astri nella regione celeste, cioè i principi della fisica. E dall'altra abbiamo una fisica, cioè una cosmologia, che è fondata
su principi largamente condivisi come quelli aristotelici, ma che di per sé non predice, cioè ha bisogno dell'astronomia come controparte per predire. Le due però sembrano prendere strade al tempo di Copernico, sembrano prendere strade abbastanza differenti. Vedo che il tempo veramente corre, quindi procedo direttamente a Copernico. Qui appunto faccio semplicemente ricapitolo un po' i principi cosmologici della cosmologia geocentrica, che sono importanti anche per comprendere Copernico, perché sono condivisi dallo stesso Copernico. Ora, se ci si chiede perché Copernico vuole riformare l'astronomia, quello che lui stesso ci dice nel De Revolutionibus è che lui avverte un senso di crisi. Cioè, Copernico presenta il suo eocentrismo come una risposta radicale, ma necessaria, a quella che lui percepisce come una difficoltà o come una serie di difficoltà in cui incorre l'astronomia. E i termini della questione sono esposti piuttosto chiaramente nella lettera dedicatoria al Papa Paolo III, che precede poi il testo del De Revolutionibus, e nella quale Copernico anticipa e giustifica appunto il cambiamento di paradigma, citando alcuni problemi legati al calendario, all'insufficienza, all'incoerenza dal punto di vista fisico dei modelli astronomici, e in particolare al fatto che il cosmo tolemaico non riesce a fondare l'ordine dei pianeti secondo i principi cosmologici. Quindi, diciamo, il suo modello cosmologico è una risposta a questi problemi. Ora, scusate, voglio un po', ecco, il cosmo eliocentrico presenta alcune diciamo, caratteristiche che scusate un attimo, che ecco, devo prendere la presentazione. Salto un attimo, ecco. Ah, il cosmo eliocentrico presenta alcune principi cosmologici che sono essenzialmente quelli del cosmo aristotelico-tolemaico, ossia un cosmo sferico racchiuso all'interno di una sfera delle stelle fisse. Ma quello che Copernico riesce a fare è che l'inversione delle posizioni della Terra e del Sole in qualche modo riesce a riordinare le orbite planetarie secondo il principio del rapporto tra periodi e distanze, cioè i pianeti più vicini al centro del moto devono percorrere i loro cerchi, percorrere le loro orbite. Copernico non usa mai questa parola, percorrere i loro circoli in un tempo più breve. Ora, questo sistema era già, diciamo, stato dichiarato sia da Aristotele e Tolomeo, però nel sistema geocentrico, poiché Mercurio e Venere sono sempre molto vicini al Sole, a questi due pianeti veniva attribuito un moto annuale. Cioè, sostanzialmente, ecco, come vediamo in questo diagramma, Mercurio e Venere e il Sole hanno tutti e tre lo stesso periodo, cioè il periodo annuale. Questo caratteristica del sistema geocentrico, che era
derivava appunto dal fatto che Mercurio e Venere si trovano molto vicini al Sole, quindi da un punto di vista, diciamo, dell'osservatore terrestre, i loro moti non sono indistingu i loro periodi non sono indistinguibili da quelli del Sole, era una caratteristica che in qualche modo metteva in pericolo l'ordine planetario, secondo appunto il principio cosmologico del rapporto tra periodo e distanza. E per Copernico aver risolto questo problema, cioè poter attribuire il moto annuale al movimento della Terra e quindi poter ricalcolare i moti di Mercurio e Venere e quindi poter comprendere che Mercurio e Venere, diciamo, hanno moti distinti da quelli solari, costituisce appunto, diciamo, un argomento fondamentale per la sua cosmologia, perché appunto serve a riordinare il sistema cosmologico. Non so, Elena, se ho ancora qualche E minuto Dario, hai oppure. proprio un paio di minuti per chiudere. Sì, no, 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 mi rendo conto perché ho moltissimo materiale, quindi diciamo. Vado verso la conclusione. Scusatemi se l'ultima parte ho dovuto così un po' correre un po' velocemente. Quindi, per quanto riguarda la riforma eliocentrica copernicana, Copernico, diciamo, cerca di riavvicinare l'astronomia alla filosofia naturale. Dal suo punto di vista, diciamo, questo è l'obiettivo, secondo lui, raggiunto dalla sua astronomia. Non è un mero vernissage, come qualche volta si legge, no, che armonia e simmetria hanno, come dire, puramente una funzione estetica. Quello che Copernico intende con simmetria è proprio la, diciamo, la commensurabilità delle parti del cosmo, cioè il fatto che lui abbia ritrovato quest'accordo tra periodi e distanze, mentre invece nel cosmo tolemaico c'erano dei modelli che funzionavano abbastanza bene per quello che riguardava la predizione delle posizioni dei pianeti, ma tutti insieme non formavano un sistema. Poi, ovviamente il De Revolutionibus è l'inizio di un processo. In qualche modo il De Revolutionibus nasce da un'esigenza dell'astronomia greca, cioè quella di rappresentare i moti planetari secondo circoli uniformi, di moto uniforme, ma allo stesso tempo, diciamo, il compromesso di abbandonare l'immobilità della Terra chiaramente mette in moto un processo che poi sarà quello della rivoluzione scientifica e che porterà a Galilei e Newton. E qui mi taccio, ci sarebbe da dire molto sui modelli, su, come dire, quello che succede successivamente, ma credo che sarà per un'altra volta. Grazie. Grazie Dario, magari vediamo se appunto con le domande, i Sì, commenti che infatti, prego di anche. scrivere nella chat riusciamo a tirare fuori dei temi, diciamo, abbiamo un po' di tempo in maniera che li possiamo approfondire. Quindi vedo dalla chat, c'era solo stato prima un commento appunto che è rimasto a questa idea di cosmologia e cosmografia, anche questa divisione nella geografia astronomica, no? Terminologica, c'era una persona che lo metteva in evidenza. Guardo la chat intanto mentre insomma approfittatene per fare delle domande, diciamo, comunque dei commenti, ma soprattutto anche delle domande, degli stimoli per le lezioni, per approfondimenti, per quello che riguarda gli studenti o per le lezioni, per quello che riguarda i professori che sono qui presenti.
magari mentre qualcuno scrive. Io ti volevo chiedere, magari Dario, questa cosa appunto di collegare Copernico poi con, dicevi appunto, dei problemi dell'astronomia greca, cioè perché insomma, se puoi, visto che lei ha accennato, diciamo, se puoi un po' approfondire questo tema, perché ci aiuta poi a contestualizzare questi autori che guardiamo come, no, degli unicum che spuntano, cambiano paradigmi, così invece più in un filone. Che nel tempo si sviluppa, so, se intanto che Sì, magari le persone scrivono. no, secondo me, secondo anche altri studiosi, Copernico è in un certo senso l'ultimo dei greci. Che non vuol dire l'ultimo dei platonici assolutamente, secondo me, però il tipo di problema che egli cerca di affrontare è il problema che spesso è attribuito a Platone, no? C'è questa testimonianza che abbiamo da Sosigene, in cui Platone, di fronte ai suoi allievi, tra cui Aristarco e Teodosto, così fa la domanda: cioè, come è possibile rappresentare i moti irregolari dei pianeti con moti circolari uniformi? E dato che l'astronomia tolemaica utilizzava moti non uniformi, come gli equanti e tutta una serie di altri dispositivi geometrici che andavano benissimo dal punto di vista della predizione, però erano, come dire, entravano in conflitto, in tensione con le teorie fisiche. E quindi Copernico lo dice abbastanza chiaramente qual è il senso della sua operazione. E poi c'è tutta una serie di indicazioni, riferimenti che riguardano, diciamo, i collegamenti con l'antichità. Per esempio, un passo molto interessante è proprio il passo centrale dove Copernico spiega il suo sistema e spiega l'idea, no, di questa proporzione tra periodi e distanze che si trova in Platone, poi si trova in Aristotele, si trova in Tolomeo. Lui però la riferisce ad Euclide, no? Cioè gli dà in qualche modo, come dire, proprio una sostanza geometrica, cioè al di fuori poi delle dispute tra i filosofi. Cioè per Copernico la geometria in qualche modo corrisponde all'ontologia, cioè alle relazioni tra oggetti. E questo secondo me è molto importante, cioè il fatto che lui attribuisca questa relazione tra periodi e distanze a una proprietà geometrica e non all'opinione di un filosofo o anche di un astronomo. Certo, allora nel frattempo sono arrivate qualche domanda ma anche qualche osservazione. Il concetto di simmetria può essere riferibile anche alla riscoperta del pitagorismo nel Rinascimento. Non so se qui vuoi dire qualcosa. Sì, assolutamente sì, nel Rinascimento, ma anche in precedenza, cioè è una costante del pensiero medievale rinascimentale. Se posso condividere brevemente di nuovo lo Certo. schermo, torno a questo diagramma che abbiamo appena visto. Lo vedete? Eccolo, adesso lo dovreste Sì. vedere. Questo è un diagramma dei primi anni del Cinquecento, però è un diagramma che si trova in un testo, un commento al Decelo. Se vedete il cartiglio in alto a sinistra c'è scritto Pitagore ortocordos lira. Cioè, e quindi è proprio un riferimento, come dire, all'armonia, alla musicalità del cosmo. E poi a destra c'è una intelligenza assistentes che muove il sistema. Cioè l'idea della armonia delle sfere e poi della commensurabilità, cioè del sistema come un tutto unico, appunto, cioè si trova piuttosto di frequente nei testi
nei testi scolastici. È chiaro che il pitagorismo, ecco, cioè il pitagorismo poi diventa un punto di riferimento importante per Copernico, perché trova in Aristotele e poi in altre fonti che la cosmologia eliocentrica era la cosmologia dei pitagorici. E poi in Plutarco trova, diciamo, delle informazioni più precise sul cosmo di Filolao. Sa, qui il discorso sarebbe un po' No, lungo beh, su cosa certo. sostenevano esattamente i pitagorici. Magari passiamo, c'è cioè una domanda fino a quando si tiene saldo il nesso tra astronomia e astrologia? Allora, bella domanda. È stato, diciamo, anche discusso di recente in alcuni convegni. Si è discusso appunto la fine dell'astrologia, cioè quando è che l'astrologia si è in qualche modo scollegata, no, dalla scienza. Sicuramente nella prima metà del 600, quando in qualche modo l'astrologia smette di essere insegnata nelle università, cioè non è più una disciplina accademica come lo era dal Medioevo in poi, sicuramente nel 400 e nel 500, come sappiamo. Cioè, io parlo appunto del nesso, come dire, accademico. Poi l'astrologia ancora adesso è legata all'astronomia, però gli astronomi, cioè l'astronomia, appunto, a un certo punto, verso la metà del 600, viene insegnata senza più avere, diciamo, la parte astrologica. In realtà non c'è un certificato di morte dell'astrologia, cioè non abbiamo un anno o un momento preciso. Però devo dire, la ricerca su questo è ancora in corso, perché la risposta non è così banale come può sembrare. Cioè, non è che la rivoluzione scientifica immediatamente porta all'abbandono dell'astrologia. Cioè, un collega belga, per esempio, ha studiato un astrologo copernicano del 600, cioè qualcuno, addirittura sono astrologi cartesiani. Che sembra un po' una contraddizione. E infatti poi le cose quando si vanno a vedere, diciamo, nella materialità della storia sono piene di eccezioni, sono relazioni complicate che insomma a volte anzi magari anche per dei programmi didattici partire proprio da questa complessità, no? Da queste cose meno nette può rivelare poi delle sorprese, no? Sì, cioè, no, è chiaro che poi, diciamo, a un certo punto è anche necessario semplificare. Certo, però è vero anche che le cose poi sono sempre più complesse, cioè quando i fenomeni si, diciamo, dipanano sempre con fatica, non è che poi tutti scattano e dicono, ah no, allora diventiamo tutti copernicani, allora l'astrologia è fuori dall'astronomia, e allora No, sono fenomeni di lungo c'è. periodo con resistenze, con Esatto, cioè tanti. bisogna un po' cercare anche di evitare, no, il teleologismo. Cioè, se la scienza di oggi è così, non è perché c'è stato un percorso necessario, è perché ci sono state delle condizioni che a un certo punto si sono prodotte e che hanno in qualche modo portato la scienza verso una direzione piuttosto che un'altra. Ma poi quando andiamo a vedere il percorso, diciamo, nei dettagli, vediamo che è molto più accidentato di quello che avremmo mai sospettato, e che più, diciamo, si indaga nei dettagli, più è difficile dare risposte nette, no? Certo, è proprio così. Mi dispiace perché ho problemi d'audio, ma io sento benissimo, penso che sia la connessione di queste persone, quindi mi dispiace, non saprei come aiutarla. Invece, un'altra osservazione, la struttura del cosmo, pensata come serie di sfere concentriche, sollevava fortissime obiezioni, osservando l'eccezionalità di fenomeni come le eclissi.
Non so se può dire qualcosa. Direi forse l'eclissi non saprei, però sicuramente fenomeni eccezionali come le comete o le supernove. Cioè nel periodo post-copernicano, negli anni 70 del 500, cioè come dire, una singolare frequenza di fenomeni cometari e supernove, cioè le supernove, no? Queste grandi esplosioni di stelle, sono incredibilmente difficili da osservare ad occhio nudo, però nel corso di 30 anni ce ne sono ben due, una nel 1572 e una nel 1604. Insieme ad altri studi sulle comete, fatti sempre in quegli anni, ci si convince che la sfera celeste non è immutabile e soprattutto che le comete hanno delle traiettorie che sono incompatibili con l'esistenza di sfere celesti solide o impenetrabili. E questi sono gli studi che vengono fatti dagli astronomi tedeschi come Tycho Brahe, Rothman, ma in mezzo ci metto anche filosofi come Giordano Bruno che non crede nelle sfere celesti, ma credi in un cosmo fluido. E in mezzo c'è anche la filosofia, perché alcune di queste tesi, cioè la tesi della inesistenza delle sfere solide, era anche una tesi filosofica, in particolare della scuola stoica, cioè gli stoici, no, credevano in un cielo fluido e che i pianeti si muovessero nel cielo come pesci nell'acqua, il che apre tutto un grande dibattito sulla animazione celeste, cioè sul fatto che i corpi celesti avessero delle anime e delle intelligenze proprie. Non vedo altri commenti, ma vorrei chiederti magari se qualcuno vuole cogliere, insomma, abbiamo ancora un massimo di 10 minuti prima di lasciare la parola a Rosella Faraone. Volevo chiederti, visto che appunto tutti questi incontri sono un po' all'insegna di un dialogo, no, tra scienza e filosofia, tra storia della scienza e storia della filosofia, e su Copernico ovviamente tutto molto intrecciato. Quindi Dario, ti volevo chiedere proprio su questo tema e su questo tentativo di tenere insieme il dibattito filosofico, il dibattito astronomico su Copernico, tu come la vedi anche nel presentare questo intreccio, come così, una tua opinione? Sì, la domanda da 100 milioni di dollari. No, assolutamente, no, assolutamente legittima. Cioè, è chiaro che per la scienza della scienza del Rinascimento, della prima età moderna, secondo me è molto difficile separare le due cose. Probabilmente chi si occupa della fisica quantistica dice la stessa cosa, eh? Nel senso, io vengo da studi di filosofia e non scientifici, però diciamo il dibattito su che cos'è il mondo, che cos'è l'universo, e poi sentiremo, immagino, no, sulla posizione dell'uomo nell'universo, è un dibattito che si presta. Cioè, non si presta per nulla ad essere affrontato per settori che in qualche modo ricalcano le nostre categorie concettuali. Cioè, per studiare questi periodi, secondo me, è fondamentale capire che le nostre categorie, le nostre discipline, sono collegate, sono storicamente collegate a quelle del passato, ma nel passato, cioè, la mappa concettuale era profondamente diversa e che credo che questo sia necessario capirlo e anche farlo capire agli studenti universitari o liceali. Cioè il sapere di questi periodi ha una forma propria che risponde a categorie intellettuali, ma anche a sollecitazioni storiche e sociali proprie di questi periodi. E quindi dovremmo parlare, appunto, si parla di storia delle scienze in un certo senso, no? Non solo perché sono tante discipline, ma anche perché ogni periodo in qualche modo ha una sua scienza. Poi possiamo discutere se è più o meno commensurabile, come avviene questa trasmissione, appunto, c'è cioè il modello, no, rivoluzionario oppure il modello evolutivo
Insomma, qui il dibattito è quanto mai aperto e chiaramente, insomma, ci vorrebbe un'altra sessione di Vabbè, seminari sì, solamente. assolutamente. E non so se ci sono altre domande. Un'ultima cosa che vorrei chiedere io è questa, c'era in una slide la descrizione del sole come re, come governatore, adesso non mi ricordo esattamente. Ecco, quanto gioca questa descrizione? Sappiamo per esempio che in William Harvey, cioè quando, insomma, anatomista, siamo più sulla medicina, il cuore al centro e fa tutti dei paragoni con il re, il sole, tutto gira, quindi il motore, no? Quanto in Copernico o nei Copernicani, diciamo così, magari ecco, non c'è in lui, ma c'è in altri, c'è questo elemento anche retorico, politico, letterario, in qualche modo di descrivere questo sole? È presente in un passo famosissimo, citato centinaia di volte sul sole come tempio del mondo, come governatore, come maestro del coro dei pianeti e così via. Diciamo, a un certo punto negli anni 60, negli anni 60, 70, era un po' ingigantito, no? C'era quasi un Copernico ficiniano, ermetizzante. E adesso la tendenza è quella, diciamo, a ridurre un po' l'importanza di queste dichiarazioni, però è importante perché è un po' il collante filosofico che collega Copernico appunto ai dibattiti sul neoplatonismo, ad Harvey, a dibattiti più ampi in campo filosofico, anche a Mizzou che abbiamo citato, no? Ci sono degli articoli molto belli usciti da poco di Miguel Ángel Granata sul Sole come cuore dell'universo. Uno potrebbe dire, ma era lo stesso anche nella cosmologia geocentrica? Assolutamente no, perché nella cosmologia geocentrica, e qui non voglio spoilerare quello che dirà la mia collega, nella cosmologia geocentrica il centro non è assolutamente il cuore del sistema, ma il cuore del sistema è la periferia, perché è da lì che c'è la virtù che si diffonde verso il centro, mentre invece la Terra al centro è solamente, come dire, la sentina mundi, cioè una specie di, no, di il posto più remoto da Dio, come anche ci insegna Dante, no, Certo. nell'inferno. Allora, l'ultima domanda, poi passiamo al secondo intervento. Come si spiega una domanda che ha attanagliato Marco? Come si spiegano le sfere con gli epicicli, ossia con il fatto che il pianeta è mosso dalla sfera? Ecco, questo è un problema che gli astronomi medievali si ponevano abbastanza di frequente. La soluzione che arriva poi al Cinquecento è quella di considerare gli epicicli all'interno delle sfere, cioè c'erano delle sfere concentriche al cui interno poi concepivano diciamo dei moti che non erano concentrici. Il succo della questione qual è? È che gli epicicli sono strumenti geometrici, mentre invece le sfere potevano essere sia strumenti geometrici ma anche di tipo filosofico, come lo erano per Aristotele. A un certo punto queste sfere, questi epicicli gli viene data realtà fisica, vengono fisicalizzati. E si crea un po' un cortocircuito, un po' un cortocircuito strano. Ho delle slides, ma non in questa presentazione, però insomma, diciamo, forse non è necessario. Il caso può, Spero insomma, sì, magari comunque. le aggiungo, alla presentazione, appunto, per chi ha fatto questa domanda. Benissimo. Allora, se non ci sono ulteriori richieste, ma poi insomma ci possiamo tornare anche dopo nella seconda parte, ringrazio Dario Tessicini e darei la parola a Rosella Faraone per il secondo contributo, sempre di mezz'ora. E poi ulteriori domande sempre nella chat. Rosella, darei a lei la parola se vuole condividere, non so se ha delle No, slide. io non condividerò delle Ok. slide, mi limiterò così ad una conversazione che però, diciamo, intanto vorrei subito dire come sono contenta di partecipare ad un incontro.
così a due voci e a due anime, nel senso che anch'io sono convinta che soltanto dall'incontro e dalla contaminazione di prospettive differenti possa veramente emergere il profilo complesso di fenomeni culturali che hanno effettivamente segnato profondamente la nostra storia, che approcciati da punti di vista singolari o singoli perdono appunto la loro profondità caratteristica. Sono molte le questioni sulle quali mi avrebbe fatto molto piacere intervenire nella discussione di poco fa. Non ultima quella relativa alla peculiarità della forma propria che ciascuna interrogazione, che l'interrogazione di ciascun pensatore, perché preferisco usare questo termine pensatore, che non è né assolutizzante in chiave filosofica né esclusivo in senso scientifico, proprio perché le forme che all'interno della nostra cultura, le discipline hanno assunto nei diversi periodi storici non sono certamente riconducibili alla separazione settoriale, scientifico-disciplinare, diremmo noi accademici cui oggi siamo in parte consegnati o in parte condannati. Voglio dire quindi che anche teoricamente, proprio anche Husserl che ci sostiene forse, dando quell'interpretazione che penso tutti conosciamo, di un'unica radice della nascita di un atteggiamento teoretico nei confronti del reale, che è nato da un'unica fondamentale radice, quella della Grecia antica, di quei greci stravaganti che per primi inaugurarono un approccio razionale alla realtà, si definì poi progressivamente limitandosi secondo criteri metodologici e ontologici specifici nella pluralità delle discipline, ma conservando sempre però l'unitaria ispirazione teoretica, teoretica nel senso più pieno, quindi razionale e critica, che è tipica della nostra cultura e di tutte le scienze che ne fanno parte. E quindi ovviamente in un'epoca come quella rinascimentale, come quella nella quale la rivoluzione scientifica non aveva ancora affermato pienamente le proprie categorie, il proprio punto di vista, ritenere di poter esaurire da un punto di vista qual è quello della scienza a noi contemporanea o della filosofia a noi contemporanea, il problema Copernico è ovviamente vano. Pertanto ben vengano queste iniziative che cercano di farcene cogliere intanto il profilo e poi l'efficacia in prospettiva complessa. E poi ecco, a parte questa prospettiva generale di senso, certo è che quando si parla di questioni astronomiche o cosmologiche, e intendo questa espressione non nel senso della storia dei termini, ma nel significato in cui noi oggi correntemente possiamo intenderle, ebbene, da sempre è stato evidente che esse non sono di esclusiva rilevanza scientifica e conoscitiva. Perché sin dai tempi degli antichi popoli della Mesopotamia, lo sguardo che gli uomini rivolgevano al cielo offriva loro risposte non soltanto riguardo ad un ordinamento da considerare in chiave esclusivamente teorica, ma dava loro indicazioni, risposte, orientamento anche in riferimento a questioni che riguardavano le leggi della vita, anche terrena, le regole del rapporto con l'assoluto e col Dio che nelle sfere celesti veniva rappresentato. E allora mi fa piacere leggere un piccolo brano da Hans Reichenbach proprio perché ci fa capire quanto sia indissolubile nello studio e nell'attenzione che noi prestiamo alla rivoluzione copernicana e all'opera di Copernico in particolare, due concetti che secondo me non sono del tutto coincidenti, come adesso cercherò di mostrare, ebbene come il problema che cercherò di sviluppare, cioè l'immagine che ne deriva e che si riflette sull'idea che l'uomo ha di se stesso e del suo posto nel mondo, sia assolutamente intrinseca al cambiamento delle categorie cosmologiche. In fondo, dice Reichenbach, che bisogno abbiamo di sapere se il Sole gira intorno alla Terra o viceversa? Che cosa può importarcene veramente? Può una tal conoscenza servirci a qualcosa? Ma basta pronunciare questa domanda per vedere subito che è priva di senso. Per quanto tutto ciò possa essere per noi completamente inutile,
Queste prospettive cosmiche ci sono necessarie per poter provare come un sentimento del nostro posto nel mondo. Proprio le questioni ultime sul senso del nostro agire e del nostro vivere in generale sono sempre state connesse alle questioni astronomiche. Quindi, ovviamente, al di là delle questioni tecniche, pratiche, che pure riguardano l'osservazione delle stelle, che il collega prima ovviamente menzionava e che tutti pensiamo, nelle questioni che riguardano l'ordinamento dei cieli, ne va certamente di qualcosa che è anche più profondo della mera utilità nell'orientamento nello spazio o del computo del tempo, come le questioni dei calendari ci fanno chiaramente pensare. E allora, continuo con Reichenbach, l'importanza di Copernico sta appunto nel fatto che egli ruppe con una credenza che l'immediata esperienza sensibile pareva confermare in senso assoluto. Cosa che poté fare solo perché ebbe a disposizione una notevole quantità di pensiero e di risultati scientifici, perché egli stesso aveva preso la strada del disincantamento attraverso la scienza, aprendo con ciò allo sguardo nuove e più vaste prospettive. Ora, su questa tesi, sul disincantamento attraverso la scienza, io vorrei un attimo soffermarmi perché non sono certa che possa effettivamente esprimere fino in fondo il senso profondo della posizione di Copernico. Forse è proprio il limite di proiettare sulla posizione del matematico e astronomo danese, proprio quella che è la nostra prospettiva di senso, quando invece probabilmente si tratta di avvicinarsi al suo punto di vista da un'ottica appunto più complessa. E cominciando con il fare quello che vi accennavo poco fa, cioè distinguere quello che è esattamente la posizione di Copernico dal quel concetto di rivoluzione copernicana, che non può essere semplicemente ricondotto all'opera, alla sua opera, perché se per rivoluzione copernicana intendiamo il compimento del cambiamento di prospettiva nei confronti del cosmo, ebbene, il compimento di questo processo, che inizia certamente con l'atto e con la prospettiva rivoluzionaria, anche il concetto di rivoluzione, ora ci torniamo, perché è uno di quei concetti problematici nella storia delle idee, nella storia della cultura, nella storia della scienza, ebbene, certamente può dirsi concluso soltanto dopo che l'originaria intuizione, l'originario cambiamento, diciamo così, del punto di vista fondamentale generato da Copernico si è sviluppato attraverso il contributo di una più precisa disponibilità di osservazioni strumentali, attraverso una rigorizzazione e armonizzazione del quadro cosmologico che si deve a Keplero, lo studio delle leggi del moto di Galileo, fino a approdare ad una vera e propria sintesi di una visione diversa dell'universo, che è quella che noi dobbiamo a Newton e alla sua legge, che ha in qualche modo risolto unitariamente i problemi astronomici e cosmologici in una nuova sintesi finalmente risolutiva. Se la vediamo in quest'ottica, allora, ecco, dobbiamo un po' mettere in discussione quel concetto di rivoluzione o di radicale cambiamento di paradigma riconducibile quasi ad un atto unico o a un momento unico della storia. Perché qui prendo così, voglio usare un paragone che è stato fatto da Kuhn, che parla un po' del momento risolutivo, il momento di svolta, quasi come il punto di una curva. Nella quale si è di una curva U, nella quale si entra da un rettilineo e dalla quale si esce con un altro rettilineo. Da un certo punto di vista, se noi consideriamo la posizione di Copernico in relazione allo sviluppo di cui ho brevemente accennato, dal punto di vista del compimento della sua rivoluzione, sembra quasi che l'opera di Copernico sia il punto di partenza di una linea ininterrotta che fa proprio in direzione di un'affermazione piena di ciò che egli aveva soltanto iniziato. Però
Pertanto, ecco, sembra in qualche modo inquadrabile in questa prospettiva orientata verso uno sviluppo che ha tratto la sua origine da un atto certamente fondamentale e geniale, capace di far, come dire, di rifiutare l'audacia intellettuale di chi è riuscito ad affermare l'esigenza della chiarezza intellettuale a scapito di ciò che è l'osservazione dei sensi, invece quotidianamente è ancora oggi ci mette sotto gli occhi, perché certamente quello che lo stesso Galileo in un passaggio dedicato a Copernico notava era la necessità di ammirare la forza intellettuale di Copernico, che era riuscito a mettere a tacere l'attestazione dei sensi nel nome o seguendo la lucidità di una chiarezza e di una intuizione intellettuale. E certamente, però, dicevamo, se dal punto di vista di questa prospettiva che guarda in avanti, Copernico può essere inquadrato in questo sviluppo, dobbiamo anche capire da dove viene. Cioè, qual è l'orizzonte in relazione al quale si colloca? In che posizione quindi si determina il suo punto di vista riguardo alla scienza del suo tempo e alle convinzioni comuni? Ora, quello che si può in qualche modo notare è che Copernico si trova di fronte certamente l'astronomia tolemaica, cioè un sistema complesso certamente e tuttavia capace di una accettabile dose di predittività e di descrittività matematica riguardo ai fenomeni astronomici. Quindi si tratta di uno strumento che era andato bene e che andava ancora bene fino a quel momento, salvo appunto delle imprecisioni non del tutto significative. Ma ecco, quello che invece non sembrava del tutto armonizzarsi con la descrizione matematica dell'astronomia tolemaica era il modello cosmologico e quindi proprio la descrizione del cosmo di origine e di ascendenza classica, di ascendenza aristotelica, che era quella che era stata adottata dalla filosofia e dal pensiero scolastico e che ovviamente ci viene offerta in una sintesi mirabile, in una forma che è la più nota a tutti, dalla Divina Commedia di Dante. In realtà, ecco, l'immagine del mondo, qual era quella traghettata dalla tradizione scolastica e quella dominante, era quella che noi abbiamo familiare perché era proprio della Divina Commedia, proprio come diceva il collega, non era certo un'immagine che esaltava il ruolo dell'uomo perché metteva la terra al centro dell'universo. Anzi, dal punto di vista di questa visione cosmologica intrisa di significati teologici, il fatto che la terra occupasse il centro dell'universo non era affatto diciamo un posto o un riconoscimento di un ruolo di valore massimo, tant'è vero che, come noi sappiamo, il centro dell'universo, cioè il centro della Terra, era stato assegnato da Dante la sede addirittura del demonio, come il punto più lontano e più distante invece dai cieli nei quali invece risplendeva la gloria di Dio. Separazione fra due estremi consentiva all'uomo, che invece viveva sulla superficie terrestre, di rappresentare un ruolo mediano, un unicum, potremmo dire così, nell'ordine delle esistenze, nell'ordine dell'essere, perché è l'unico essere dotato di una natura insieme, carnale, materiale e spirituale, cioè composito delle due realtà assolutamente opposte di cui era fatto questo mondo, diviso fra
l'intangibile purezza delle sfere celesti e invece la materialità bruta delle sfere sublunari. Pertanto, ecco, quello che di solito noi diciamo, che diciamo, spostare l'uomo dal centro dell'universo ha significato in qualche modo svilirne il ruolo, in realtà non corrisponde affatto al significato teologico del cosmo, così come era rappresentato nella visione tradizionale scolastica e teologica, perché al contrario la posizione dell'uomo era una posizione inferiore, ontologicamente separata e subalterna a quella delle essenze divine, e che aveva come sua unica possibilità e chance quella di fare la scelta, comunque, di essere il luogo metafisico, l'anima dell'uomo, il luogo dove si decideva una volta, ogni volta, nuovamente, l'eterna battaglia per la redenzione, cioè lo scontro tipico della storia della salvezza fra la potenza celeste e la potenza terrena. In questo senso, forse, ecco, la cosmologia e la teologia che ne interpretava il senso attribuiva alla Terra e quindi alla superficie della Terra forse l'unico luogo nel quale vi era ancora qualcosa da risolvere e da decidere, proprio come luogo e terreno dove ogni volta di nuovo doveva risolversi la vicenda della storia della salvezza in relazione alla creatura umana che aveva richiesto addirittura l'incarnazione di un Dio per risolversi in senso positivo. Certo è però appunto che si trattava, nel caso di questo modello cosmologico tipico del mondo medievale, di un orizzonte finito, un universo finito, un universo concentrico, un universo rigidamente strutturato, un universo che leggeva all'interno di questi rapporti spaziali, proprio questi rapporti di senso e di valore tipici della rapporto fra Dio e l'uomo. Ma se anche, diciamo, può essere discutibile ricondurre semplicisticamente Copernico a un ordine di pensieri direttamente assimilabile a quelli della tradizione platonica rinascimentale, certo è che l'epoca nella quale Copernico vive è l'epoca che ha visto affermarsi di contro alla posizione scolastica un movimento di pensiero, qual è quello dell'umanesimo e del Rinascimento, con il quale certamente egli dovette entrare in contatto nei tempi dei suoi studi nelle università italiane. E il platonismo umanistico rinascimentale era proprio diciamo, il risultato di un approccio e di un ritorno al mondo dell'antichità che si caratterizzava esplicitamente per la sua polemica contro la posizione della scolastica e la posizione dell'aristotelismo. Le polemiche di Petrarca, il primo degli umanisti contro gli scolastici, sono ovviamente celebri. E al di là del merito e del torto o della, diciamo, validità degli argomenti di Petrarca, quello che conta è che in effetti attraverso questa ricerca del ritrovamento della voce autentica degli antichi era un nuovo modello di umanità che si presentava nella storia. E se alcune caratteristiche di questo platonismo, diciamolo così, platonismo neoplatonizzante pitagorico, vi erano due che probabilmente non sono del tutto estranee effettivamente al riposto orientamento di pensiero di Copernico, né del tutto a quella di Keplero, né nemmeno alla prospettiva galileiana, a partire dalla quale lo stesso Galileo ha in qualche modo ha, diciamo, fondato la nuova visione matematizzante del mondo. Perché? Perché è essenziale a questa
tradizione platonica, la convinzione che la struttura propria dell'universo sia caratterizzata da un ordine geometrico. Cioè il concetto di armonia, l'ordine della realtà è giocato proprio sulla base di queste forme intellegibili, che sono le forme geometriche e matematiche, debbono essere riconducibili alla struttura ontologica portante del reale. Questa convinzione, in qualche modo, cioè della necessità di riconoscere la struttura portante del reale attraverso la possibilità di una sua interpretazione geometrica e matematica, è certamente uno degli aspetti che noi possiamo cogliere nella prospettiva astronomica di Copernico, il cui approccio alla nuova descrizione del mondo è appunto assolutamente prioritariamente matematico. La sua astronomia è una descrizione matematica, geometrica dei rapporti e dei movimenti dei corpi celesti. Prima è indipendentemente dal fatto di voler essere una cosmologia, e ripeto, qui siamo sto usando in senso assolutamente contemporaneo queste espressioni. Quindi, se questo aspetto è in armonia con una svolta caratteristica della posizione platonica, non so quanto, ecco, possa essere del tutto peregrino il riferimento alla condivisione di una sorta di spirito platonico e ficiniano, quando si attribuisce un certo significato, un certo valore alla trasformazione dell'ordinamento del mondo in chiave eliocentrica. Perché? Perché in effetti la ripresa platonica e soprattutto neoplatonica metteva al centro della propria visione della realtà, e l'inno al sole di Ficino ne è una testimonianza lampante, la figura del sole. La figura del sole che veniva quasi identificato con la divinità ed era inteso simbolicamente come il centro di irradiazione, di sostegno, di vita, di calore di tutto l'universo. Un riconoscimento nel Sole, l'attribuzione a questo ruolo, che non può non richiamare il celebre paragone, scusate, il celebre paragone, il celebre paragone della Repubblica Platonica, nella quale il bene e il sole venivano accostati in una metafora nella quale il bene era luce e lume dell'intelligenza, il nutrimento dell'intelligenza, e il sole invece era il sostentatore e il datore di vita dell'intero ordine della realtà degli oggetti. Scusate, non riesco a spegnere questo telefono. Ok, ce l'ho fatta. Quindi, ecco, in quest'ottica è molto, non so se i tempi me lo consentono, forse. Hai un 5 minuti No, allora niente, il abbondanti, brano è noto ed è sono classico, ma sarebbe stato interessante anche vedere come dal punto di vista proprio dell'espressività sia i passaggi di Ficino che alcuni passaggi di Copernico e altri di Keplero riprendono questa assonanza. Quindi certamente rientrano in un ordine di idee nel quale noi abbiamo questo tipo di attribuzione, se non che, non è, che se non è la causa della posizione eliocentrica, certamente ne accompagna la definizione e l'inquadramento. Ma volendo tornare allora a un confronto fra l'immagine dell'uomo che noi possiamo ricavare dal modello medievale, il modello scolastico, chiamiamolo così, dantesco, cui abbiamo fatto riferimento, del posto dell'uomo nel mondo, e invece la posizione
che in qualche modo se ne può ricavare in relazione agli esiti e alla sovradeterminazione ideale che se ne può avere nella tradizione successiva a Copernico. Ecco, non è certo una lezione, diciamo così, di umiliazione dell'uomo, perché il fatto stesso che nel sistema copernicano venga abbattuta quella differenza sostanziale fra l'ordine delle nature intellegibili e l'ordine delle nature sensibili, e che la Terra non venga più confinata come centro e quindi accentratrice di tutta la negatività e della materia, ma si abbatta la differenza fra l'ordine della materia e l'ordine delle sfere celesti, è senz'altro una promozione, potremmo dire così, a un ruolo e a una dignità superiori che non va certo nel senso della umiliazione, come a volte viene ricordato, della posizione dell'uomo. Quindi, diciamo così, che la nuova interpretazione della posizione dell'uomo nel cosmo risulterebbe, al contrario di come viene di solito intesa, tutt'altro che un'umiliazione della posizione dell'uomo, ma anzi una sua valorizzazione e la valorizzazione soprattutto di una sua capacità di proiezione e comprensione della realtà naturale nella quale si trova inserito, che va ben oltre la semplice sua riduzione all'attestazione della realtà sensibile. Ma ancora da questo punto di vista, e volendo in qualche modo capire in che direzione si muovono le conseguenze della prospettiva copernicana nella filosofia successiva, ebbene, certo è che le più sconvolgenti conseguenze della rivoluzione copernicana, nel quadro di quella che può apparire un'ottica cosmologica, con alcune conseguenze che furono appunto quelle di maggior rilievo, sulle quali adesso mi soffermerò, in realtà non sono strettamente riconducibili al modello teorico copernicano. Voglio dire che il modello copernicano è ancora il modello di un universo finito, certamente con distanze e grandezze molto maggiori e diverse rispetto a quelle dell'universo tolemaico o soprattutto della cosmologia tradizionale, ma ancora circoscritto, chiuso, in qualche modo quindi riconducibile a una forma di rappresentazione. Inoltre, esso è ancora centrato su un unico modello di sistema solare e non prevede al proprio interno quelle che saranno invece gli esiti effettivamente sconvolgenti, che da esso potranno essere, si trarranno, che sono in prima istanza e forse semplicemente la proiezione di una visione del mondo proiettata non più secondo una posizione di un'immagine di un cosmo chiuso, ma aperta invece all'interpretazione e alla considerazione dell'universo in termini di infinità, una infinità che riguarda non soltanto la sua estensione, ma anche l'infinità dei mondi e dei sistemi che in questo universo infinito possono venire a rappresentarsi. Posizioni che quindi cominciano anche ad ammettere e ad includere la possibilità che quindi esistano mondi anche abitati. Dal punto di vista dell'ammissione, anche soltanto teorica, di queste possibilità, ebbene, portavano proprio le conseguenze di questa visione in un certo senso platonica e neoplatonica, perché se noi riandiamo all'antica posizione del Timeo, secondo la quale il Dio sarebbe stato invidioso se avesse in qualche modo limitato le conseguenze o l'efficacia della sua azione creatrice, ebbene, dal punto di vista di questa filosofia o di questo approccio, alla
infinità o all'infinita potenza della causa, che quindi è l'infinita potenza di una causa divina, intesa così come il neoplatonismo poteva concepirla, non si addice la finitezza dell'effetto, ma all'infinità della causa non può che corrispondere una infinità dell'effetto. E pertanto è sulla base di questa considerazione che una volta dischiuso, diciamo così, aperta la via, la messa in discussione di una certa immagine tradizionale del mondo, nel pensiero della XVI e dell'inizio del XVII secolo cominciano ad affermarsi, e soprattutto protagonista di questo sviluppo è ovviamente Giordano Bruno, delle immagini, delle rappresentazioni dell'universo nelle quali il concetto dell'infinito non viene appreso o considerato a partire dalle difficoltà e dalla sua, la sua attestazione in chiave della problematicità della matematica, ma vengono invece raggiunti attraverso proprio il concepimento di una visione dell'universo finalmente aperta. È coerente con questa visione di una sua causa non più circoscritta, non più chiusa, non più riconducibile alle forme di un universo finito, ma finalmente interpretata sulla base di una coerente risoluzione della sua definizione. Mi avvio subito alla Sì, conclusione, grazie sono soltanto Rosella. 2 minuti, ecco. Quindi, ritornando a quello che dicevo all'inizio, rivoluzione copernicana come processo, come innesco di un movimento che sulla base non soltanto e non esclusivamente e non prioritariamente di osservazioni di carattere scientifico, fa sì che si liberino motivi teorici e affermazioni che trovano in una sorta di logica profonda del pensiero speculativo la possibilità di ridefinire, di ridisegnare non soltanto l'immagine del mondo, ma anche quella del ruolo che l'uomo ha in questo mondo e quindi l'immagine che ha della propria ragione e della propria posizione all'interno di questa storia metafisica, teologica e anche propriamente umana. Io mi fermo. Grazie Rosella per questo contributo, diciamo, sul versante appunto del posto dell'uomo. Io sono una studiosa più di Darwin dell'Ottocento, insomma, il posto dell'uomo non nella natura, ma nel cosmo, e con questa immaginazione di mondi che però poi continua anche nel dibattito di mondi paralleli, possibili, abitabili, insomma, quindi è tutto un filone in questi infiniti mondi che si aprono nella cosmologia anche dopo. E invito insomma, i docenti, anche gli studenti, a scrivere nella chat dei commenti o delle domande. Vorrei solo sottolineare, mentre qualcuno insomma prende coraggio e scrive, solo appunto quello che si diceva proprio all'inizio, no? Di questi, vedete che il soggetto, diciamo, l'oggetto è lo stesso, però ci si avvicina con prospettive diverse, come diceva Dario. Ma anche io stessa sono una storica della scienza dell'Università di Padova, ma ho studiato anch'io filosofia, però poi andando avanti, no, con un taglio più di storia della scienza ci si avvicina più su alcuni temi, ma Rosella ha coperto la parte poi appunto più legata alla riflessione filosofica, sicuramente appunto Giordano Bruno, ma anche tutti gli altri. Magari mentre qualcuno, se a qualcuno viene in mente qualcosa o ha delle domande, volevo chiedere, perché ha toccato anche Rosella all'inizio il tema della geometria, e quindi siccome anche Dario ne ha parlato, no, ma inserendola in un determinato contesto, volevo chiederti appunto nella tua ricerca, insomma, nel tuo approccio a
Copernico, il copernicanesimo, così se avevi seguito delle tracce, che ruolo ha la geometria accanto appunto alla cosmologia Dal punto di vista dello studio, cioè dal punto di vista della genesi o della descrizione copernicana del mondo, ebbene, si tratta di una descrizione che parte sì da osservazioni, ma certamente queste osservazioni vengono inquadrate a partire da un criterio che è certamente rinnovato e che esige che cosa? Una semplificazione, potremmo dire così, del sistema tolemaico. Cioè l'impressione mia sarà che forse la guardo sempre, appunto, non dal punto di vista della scienza, ma dal punto di vista della filosofia, è che l'esigenza di cogliere principi che siano validi per tutti gli aspetti del cosmo preso in considerazione, che siano descrivibili a partire dalla massima semplicità possibile e quindi dalla massima coerenza dei principi che si usano per trovare le chiavi di inquadramento dei fenomeni, portino Copernico proprio al bisogno di basarsi più su una interpretazione, vorrei dire geometrica, dei rapporti e quindi dei movimenti fra i corpi celesti, in modo da concepire una semplificazione negli schemi descrittivi e degli schemi che consentono quindi di descrivere, di interpretare e di predire i movimenti degli astri. Pertanto, a me sembra che ci sia proprio come anche, come dicevo, lo citava anche Galileo, dando il massimo rilievo a questo aspetto, del pensiero copernicano, abbiamo in Copernico il coraggio e l'audacia di dare la priorità all'intuizione intellettuale sull'attestazione dei sensi. Questo la dice lunga sia su quello che Galileo pensa che debba essere la descrizione della realtà, sia su quello che da un suo pari, potremmo dire così, viene attribuito a Copernico. Cioè questo bisogno e questa convinzione che sia più autorevole, più fondamentale, la descrizione geometrica, e la descrizione geometrica è la descrizione secondo forme che sono puramente ideali, che non sono mai ovviamente da intendersi come descrittive in senso materiale, ma sono proprio le strutture intellegibili del reale. Ecco, mi sembra che sia veramente un dato significativo e fondamentale, anche per dirci di che natura è l'operazione che la scienza moderna introduce nel momento in cui passa alla descrizione matematica della realtà. Quello che dice Husserl di Galileo, che Galileo è il genio che scopre e insieme occulta, scopre la possibilità, no, di interpretare la natura in caratteri matematici, ma occulta che cosa? L'atto, questa scelta teoretica fondamentale, a partire dalla quale in effetti fa una presupposizione teorica definitiva riguardo a E non so, Dario, se magari tu hai qualcosa da aggiungere su questo probabilmente approccio, visto che non ci sono domande, così mi permetto di mettermi in dialogo. Non so se appunto magari ed è interessante, come vedete, poi anche le letture successive, no? Come è spesso la lettura di Husserl, la lettura di altri o filosofi o storici o scienziati stessi che si approcciano a questi momenti di snodo, diciamo, della storia della scienza occidentale, anche interpretando anche solo il termine di Kuhn, paradigma, no? Sono tutti anche linguaggi che noi mettiamo nella spiegazione, che in realtà potrebbe essere fatto solo un corso di filosofia della scienza, storia della scienza, ma
anche storia della filosofia su questi concetti, quindi mi permetto, se non, visto che non vedo che non ci sono dei commenti nella chat, di sottolineare questo, come spesso poi si guardi a questi temi con gli occhi anche di interpretazioni successive e di letture, insomma, no? Della storia della filosofia della scienza, come è il caso di Copernico. Non so, Dario, se vuoi dire No, qualcosa. io ho molto apprezzato la relazione della collega, sia perché vi ho ritrovato qualche punto in comune col quale concordo, ma anche perché, insomma, ho imparato anche cose che non conoscevo. Chiaramente mi ha incuriosito moltissimo il riferimento a Bruno, perché essendomi anche io occupato di Bruno, diciamo, di diverse volte, anche di cui non ho parlato oggi, però. Anche secondo me è un punto di snodo fondamentale, quindi chiederei alla collega se può di approfondire un pochino la questione dell'infinito, così come collegata, se vuole, ovviamente alla questione copernicana, Certo. se vuole. Grazie, sì, ma ovviamente io ricambio perché anch'io ho ascoltato con grandissimo interesse la tua relazione piena di spunti e infatti mi sono appuntata un po' di cose che proprio sentivo con Sentane. Bruno. Allora, Bruno è questo personaggio affascinante, audace. No, se parliamo di audace, da una parte Galileo ci dice che l'audacia di Copernico è quella di capovolgere la visione delle cose che i sensi ci attestano e sulla quale tutti saremmo d'accordo, ma l'audacia di Bruno è quella di procedere, secondo me, sì, sulla base di tutte le sollecitazioni e dell'ispirazione che proviene dal movimento scientifico e certamente dal copernicanesimo, ma sulla base di un approccio che è dedotto a rigor diciamo di ragionamento filosofico, perché la posizione bruniana è allora, secondo me, Cusano, leggo Cusano, esattamente Cusano, perché questa visione dell'universo come configurato in maniera tale che coincidano in ogni punto sia il suo centro che il suo estremo, è una visione che è presente in Bruno, secondo alcuni interpreti, per esempio Cassirer, proveniente da Cusano, ed è una visione che appunto dovrebbe generare da questa tensione dell'intelletto fino al limite massimo cui può arrivare, cioè limite nel quale i due opposti si toccano coincidendo, così come dice Cusano, in un universo nel quale non si può non pensare che ogni punto sia insieme centro e limite. Ebbene, Giordano Bruno afferma, proprio perché afferma coerentemente l'infinità dell'assoluto e dell'essere, che l'infinità dell'assoluto e dell'essere non può essere né un essere trascendente separato da una realtà finita, ma non deve essere altro che questo universo stesso nell'infinità del suo generarsi e del suo porsi. Si tratta, secondo me, proprio di posizioni che sono affascinanti per la loro audacia e che si pongono con la forza di una coerenza all'intuizione razionale contro ogni attestazione sensibile e contro ogni riconoscimento del diritto di replica dell'autorità, qualsiasi autorità, sia intesa quella dell'esperienza sensibile, sia intesa quella di una dottrina come quella tradizionale o quella teologica, che intende invece rigorosamente delimitare ambiti e attribuire ruoli, separazioni e autorità che chiaramente sappiamo essere non soltanto di ordine veritativo, ma anche e soprattutto di ordine pratico. Da un certo punto di vista, la questione della
della frizione tra la tesi copernicana e la posizione ortodossa rappresentata dall'autorità ecclesiastica. Non era tanto da mettere in relazione alla difficoltà dottrinale, nel caso della posizione copernicana, di un cambiamento di posizione da quella geocentrica a quella eliocentrica, ma proprio dalla difficoltà che nasceva nelle conseguenze contraddittorie che da quella tesi potevano venire su certi dati empirico-storici che il cristianesimo aveva assorbito al proprio interno proprio per il suo particolare riferimento a certi passi della storia della salvezza. Ma questo non era invece in relazione alla posizione di Giordano Bruno, perché invece la posizione di Giordano Bruno cominciava a violare, a mettere in discussione, a mettere in crisi certi elementi fondamentali come il rapporto fra immanenza e trascendenza, il rapporto dell'autorità costituita, della interpretazione del dato rivelato, che ovviamente una posizione quale quella così radicale come quella dell'affermazione di Bruno non poteva ammettere. Quindi, nella storia, ecco, degli svolgimenti della ispirazione, diciamo così, eliocentrica, proprio come dicevo prima, noi abbiamo un primo inizio che da una parte si orienta proprio verso lo svolgimento in direzione di una affermazione di un'immagine del mondo razionale, costruita su basi matematiche, riconducibili a leggi scientifiche e in qualche modo determinata dalla struttura del sapere formalizzato e consegnato al sistema newtoniano, e invece si apre in direzione filosofica verso quella che è veramente un'affermazione dell'autonomia della ragione rispetto ad ogni autorità, del rifiuto di ogni limite costituito, di un concepimento dell'essere privo di limiti e in senso assoluto che è veramente eversivo nel pensiero di Giordano Bruno. E quindi, ecco, sono due linee di tendenza diverse, secondo me, non del tutto riducibili l'una all'altra, e proprio, diciamo, incomprensibili proprio alla luce di un progressivo allontanamento e differenziazione degli approcci teorici, nel senso della progressiva divaricazione fra un sapere fondato sperimentalmente è un sapere invece speculativo in senso pieno. E poi una piccolissima notazione. Cioè dobbiamo anche riflettere quanto del dubbio cartesiano, di tutto quello che ne consegue, si deve proprio al contraccolpo epistemologico che nasce dalla confutazione dell'esperienza dei sensi che emerge con chiarezza dal sistema copernicano. Se i sensi a cui ci siamo affidati ci hanno sempre attestato che è il sole che si muove e noi stiamo fermi, e invece ci siamo resi conto che ci hanno invece fino a questo momento attestato qualcosa che non corrisponde alla realtà. Di conseguenza possono essere messi in dubbio, debbono essere messi tra parentesi come fallaci e bisogna fondare il sapere su evidenze intellettuali, così come ha fatto Copernico, piuttosto che semplicemente su un approccio esperienziale realistico. E da qui ecco un'altra non secondaria, diciamo, conseguenza per la storia del pensiero. Infatti ci confermano, insomma, che Giordano Bruno è uno degli hot topic, i temi caldi, insomma, anche, ma in effetti il suo pensiero è molto, molto originale e quindi, insomma, interessante collocarlo anche in questo dialogo, diciamo,
Copernico, Galileo, Cusano, insomma, tutto questo, questa scienza e speculazione che si incrociano. E c'è una giunta appunto su Bruno, ripropone il problema del rapporto tra procedimento induttivo e deduttivo e del differente approccio alla filosofia della scienza. Ah, ecco una domanda, scusi. L'intuizione di Bruno ripropone il problema del rapporto tra procedimento induttivo e deduttivo e del differente approccio della filosofia della scienza? Allora, io non, purtroppo non sono una storica della scienza e non sono una scienziata, ma sull'induzione come fonte del sapere scientifico avrei gli stessi dubbi che a Popper. Quindi non continuo a pensare che diciamo, comunque anche la ricerca scientifica parte comunque da un'ipotesi per quanto fondata e argomentata, ma comunque un'ipotesi che poi si affida all'esperimento per essere corroborata, supportata, confermata, ma che senza una originaria diciamo, intuizione o comunque un'ipotesi di partenza, nemmeno il sapere scientifico può approdare ai suoi risultati. Quindi, né la filosofia è un sapere deduttivo, ma ormai forse la filosofia non è nemmeno un sapere deduttivo. Io direi che kantianamente, la filosofia è discorsiva, la filosofia argomenta, costruisce, non è un sapere deduttivo. Non è il sapere, abbiamo, non, ecco, non, un modello di sapere deduttivo non può appartenere più nemmeno all'indagine filosofica che, avendo perso la possibilità di fare riferimento ad archetipi concettuali considerati punti di partenza assoluti, deve comunque praticare una via più articolata di argomentazione e fondazione delle proprie strategie. Quindi Magari una chiusa di Dario anche su questo, che mi sembra che ricomprenda un po' appunto questo senso, no? Filosofia, scienza, speculazione, dati, geometria, cosmologia, astronomia, astrologia, no? C'è questa tensione sempre e poi così diciamo che ci avviciniamo proprio alle 18, quindi ti darei magari un ultimo spunto su questo e poi chiudiamo. Sì, giusto, breve. Scusate, mi era partita la manina prima, non so come. No, comunque, in Bruno ci sono due movimenti, cioè lui considera, diciamo, il copernicanesimo, no, fondato sulle osservazioni, poi non è così. E poi c'è il momento deduttivo, che è quello che diceva la collega dell'infinito. E a un certo punto lui abbandona anche il copernicanesimo, perché Bruno è post-copernicano, cioè l'universo infinito di Bruno non è eliocentrico e non è manco sferico, cioè è proprio informe, dice lui. Però cosa rimane di Copernico nella filosofia bruniana dopo aver abbandonato Copernico? Cioè, rimane proprio quello che diceva la collega, cioè che la conoscenza del cosmo non è una conoscenza che può essere, diciamo, tra virgolette, gestita dai sensi, cioè l'infinito sfugge alla conoscenza sensibile, come lui dice chiaramente in tante occasioni, e però non ne può fare del tutto a meno, che se andiamo poi a vedere non è una posizione tanto diversa da quella di Wolf, che distingue tra una cosmologia scientifica, che però per lui è la metafisica, e una cosmologia sperimentale, che è quella della fisica celeste kepleriana. Cioè, sembra che si ripropone nella storia della cosmologia sempre questa specie di dualismo, di tensione, no? Tra il momento osservativo sperimentale, poi sperimentale, la conoscenza dell'universo, lo sperimentale, diciamo, c'è poco, però il momento osservativo, e poi quello è filosofico. E questo, secondo me, è un po' una costante del pensiero cosmologico, che ritroviamo anche in chi si è occupato di queste cose per quanto riguarda la cosmologia contemporanea. Vero, vero. Va bene, grazie a
a tutti voi, a tutte voi che siete stati con noi in queste 2 ore. E il prossimo appuntamento dovrebbe essere il 4 dicembre, se non mi ricordo male. E ringrazio anche Dario Tessicini e Rosella Farone che hanno dialogato, insomma, su temi Grazie a voi veramente, amicali. a tutti, a tutti. Buona Grazie anche da serata. parte mia, Grazie, grazie, grazie molto molte. interessante, molto affascinante, grazie. Ecco. Grazie a voi e Bravissimi. alla prossima. Grazie. Arrivederci, Grazie, buona grazie. serata. Grazie, grazie, Grazie bravissimi. Elena. Grazie.